Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi volevo parlarvi della magia bianca e quindi andare avanti con quella serie di video dedicati ai colori della magia. La magia bianca è una magia buona, positiva, infatti si propone di andare ad influenzare in maniera positiva determinati eventi, determinate situazioni particolari che magari riguardano delle persone, ma anche andare ad influenzare positivamente dei luoghi, quindi compiere magari delle vere e proprie purificazioni di determinati luoghi. Ha delle regole particolari questo tipo di magia. La prima fra tutti è che deve sempre agire nel rispetto delle leggi divine. Poi il nucleo centrale di questa magia è l'alleanza tra uomo e natura e soprattutto chi compie i rituali di magia bianca deve avere delle capacità e delle caratteristiche particolari se vuole che il suo rituale vada a buon fine. Ovviamente io vi parlerò, di quelle caratteristiche che sarebbe utile avere perché il rituale vada a buon fine. Questo non significa poi che le persone non possano provare a mettere in atto dei rituali di magia bianca, però senza queste caratteristiche è molto più difficile che vadano a buon fine, molto più difficile ottenere il risultato sperato. Intanto, in generale, quando si compie un rituale di magia bianca, lo scopo è quello di andare non solo ad influenzare positivamente qualcosa, ma anche di andare a superare un determinato blocco energetico, perché ci sono delle situazioni in cui le cose non vanno bene perché l'energia positiva non riesce a fluire in modo naturale e in modo spontaneo e quindi c'è un blocco. La magia bianca, con determinati rituali ben precisi, si propone di aiutare a superare questi blocchi. L'operatore della magia bianca ovviamente deve avere determinate caratteristiche. La prima, e quella secondo me anche più difficile da trovare, è che deve essere capace di esercitare un forte magnetismo anche a distanza, quindi deve essere in grado di magnetizzare una persona a distanza soltanto attraverso una foto, un oggetto, un indumento, comunque un qualcosa che appartiene a quella persona. Però farlo a distanza è piuttosto difficile. Magnetizzare significa creare una sorta di attrazione, però vi assicuro che non è così comune trovare persone che siano in grado di farlo. La seconda caratteristica è quella del distacco emotivo, quindi l'operatore che si mette a praticare un rituale di magia bianca deve essere in grado di esercitare un distacco emotivo fra se stesso e la situazione nella quale va ad intervenire, ma non solo, deve essere in grado di estraniarsi completamente da tutti quelli che sono i suoi problemi personali, perché potrebbero andare comunque ad influenzare negativamente il rituale. E questa è una cosa molto difficile perché comunque se voi ci pensate bene, nei momenti in cui magari avete qualche preoccupazione o qualche pensiero che vi passa per la testa, è difficile riuscire a non pensarci completamente ed immergersi in una situazione creando questa sorta di distacco totale, perché chi pratica la magia bianca in modo serio, diciamo, in modo molto professionale, vuole proprio arrivare ad ottenere questo tipo di distacco così forte. E secondo me non è così facile. Io personalmente credo che non ci riuscirei assolutamente. Ma infatti, voi mi direte, non pratichi magia bianca, è vero, io infatti non la pratico, però credo che questo aspetto sarebbe per me molto difficile. E poi la terza caratteristica è che deve essere disposto a purificare sia la sua anima che il suo corpo. Per quanto riguarda la purificazione del corpo è piuttosto semplice perché è sufficiente fare dei bagni con delle erbe particolari o con del sale. La purificazione dell'anima è una cosa un po' più lunga e un po' più complessa perché va, diciamo, effettuata attraverso delle lunghissime sedute di meditazione. Quindi devono essere disposti a meditare per molte ore di seguito e proprio attraverso la meditazione poi alcuni riescono anche a raggiungere questa caratteristica del distacco emotivo del quale vi parlavo prima. Però meditare non è comunque una cosa facile perché per meditare davvero in modo serio si deve essere capaci di svuotare completamente la mente da quelli che sono i pensieri e i problemi quotidiani. E quindi diciamo che ci vuole molta pazienza, molto esercizio e anche molta predisposizione, secondo me. Poi, quando si va a compiere un rituale di magia bianca, la cosa più importante è purificare il luogo nel quale si va a svolgere il rituale. E per farlo ci sono delle regole particolari. Intanto si deve purificare il luogo con del sale.
Dopodiché si deve creare un cerchio magico che si va a disegnare proprio sulla terra o comunque sul pavimento, a seconda del luogo che si sceglie, e deve essere disegnato o con della terra oppure con carbone o sale. Per compiere il rituale di magia bianca è necessario avere un altare o creare un altare che deve essere corredato, diciamo così, di quattro elementi che sono l'aria, la terra, l'acqua e il fuoco. Per quanto riguarda il fuoco si utilizzano delle candele, per quanto riguarda l'acqua si prende di solito un contenitore con un liquido all'interno che può essere anche semplicemente acqua. Per quanto riguarda l'elemento terra si utilizza il sale e per quanto riguarda l'elemento aria si utilizza l'incenso. All'interno del cerchio magico si deve creare un pentacolo con 5 candele. Tutto questo serve a racchiudere l'energia dentro a una specie di bolla, in modo che l'energia negativa che arriva da fuori non vada ad influenzare il rituale e l'energia positiva che si riesce a creare con quel rituale rimanga tutta concentrata all'interno di questo cerchio magico. Quando poi il rituale è finito, il cerchio magico deve essere cancellato utilizzando una scopa e compiendo dei movimenti che vanno dall'interno all'esterno. Questo per andare a trasportare anche verso l'esterno tutta l'energia positiva che è stata accumulata all'interno del cerchio magico durante il rituale. Queste sono le regole principali della magia bianca. Io, come vi dicevo, non ne ho un'esperienza diretta perché non pratico nessun genere di magia, nessun genere di rituale, quindi sono tutte cose che io vi riporto a livello teorico, quindi non ne ho assolutamente un'esperienza pratica, quindi magari ci possono essere delle altre cose che io non ho citato, che magari vengono fatte e vengono così sperimentate nel momento in cui si passa alla pratica. Poi ovviamente se voi ne sapete di più e volete integrare quello che io ho detto nel video, potete scrivermelo sotto nei commenti, che sicuramente sarà di interesse per tutti coloro che andranno poi a leggere i commenti. Io mi fermo, vi do appuntamento al prossimo video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.